Cordiale saluto, benvenuti all'appuntamento con l'informazione targata Prom TV. Apriamo parlando ancora del deragliamento di Pioltello, perché altre quattro persone appartenenti all'unità di manutenzione territoriale di RFI sono state iscritte sul registro degli indagati. Intanto sono state perquisite anche le sedi di Trenord e RFI, ma sentiamo in merito il servizio di Lucilla Granata. Iscritte ufficialmente nel registro degli indagati, parliamo di Trenord e RFI e dell'inchiesta sul disastro ferroviario di Pioltello dello scorso 25 gennaio, quando il treno partito da Cremona è deragliato, provocando tre vittime e una cinquantina di feriti. Gli investigatori della Polfer hanno perquisito la sede di Milano di Trenord e quella di Roma di Rete Ferroviaria Italiana e hanno sequestrato una serie di documenti che potrebbero rivelarsi utili alle indagini. Le società sono indagate per capire se ci sono responsabilità degli enti riguardo agli illeciti amministrativi commessi dai dipendenti. La Polfer ha quindi acquisito tutta la documentazione relativa alla gestione della manutenzione delle strutture e dei treni, visto che secondo gli inquirenti ci sarebbero gravi mancanze dal punto di vista manutentivo. Intanto si cerca di proseguire nella raccolta delle testimonianze dei pendolari che sono rimasti incolumi e che si sono allontanati dal luogo dell'incidente senza lasciare un recapito, testimonianze che si possono rivelare fondamentali per le indagini. Decisamente insolita la modalità con cui gli autonomi del Centro Sociale Dordoni di Cremona hanno voluto esprimere la propria solidarietà con la Federazione della Siria del Nord contro gli attacchi degli aerei turchi e di Al-Qaeda. Ecco in queste immagini lo striscione esposto questa mattina sulla Bertazzola della Cattedrale, giorno di mercato quindi visibile a tutti. Gli autonomi hanno peraltro auspicato che Papa Francesco metta alle strette il leader turco Erdogan in occasione del loro incontro il prossimo 5 febbraio. Il Dordoni ha chiesto e tenuto per questo un incontro col vicario generale per chiedere alla Curia di prendere posizione contro il massacro di cristiani, kurdi e arabi nel cantone di Afrin. Lo striscione non autorizzato non è però piaciuto troppo alle forze dell'ordine. Vigo e polizia locale sono subito intervenute sul posto e lo hanno rimosso. I responsabili sono stati identificati. A tradirlo è stato il contenuto del sacco gettato in via Buoso da Dovara a Cremona. Così gli agenti ambientali hanno individuato e sanzionato il trasgressore colpevole di abbandono indiscriminato della spazzatura. L'attività di controllo verrà peraltro intensificata nei prossimi mesi anche grazie all'uso di fototrappole e di droni. Restiamo in tema, parliamo di raccolta differenziata questa volta perché Cremona è virtuosa, raggiunta quota 77,9%. Sentiamo il servizio. Raccolta differenziata a Cremona sempre più, sempre meglio, lo ha rivelato il rapporto rifiuti urbani 2017 dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il quale la nostra città avrebbe non solo centrato, ma di gran lunga superato l'obiettivo bersaglio del 65%, svettando con un invidiabile ed encomiabile 77,9%, un dato in costante crescita, peraltro, rispetto al 2014, quando si era fermi a quota 53%, e al 2016, quando si era a quota 72%. Insomma, la raccolta differenziata a Cremona è cresciuta complessivamente del 24,9% nel giro di 3 anni, un risultato davvero eccellente, superiore peraltro rispetto alla media regionale, 68,1%, e alla media nazionale, 52,5%. Meglio di noi in Lombardia fa solo Mantova, con l'86,4%, non a caso seconda provincia più virtuosa in Italia. Manca un mese l'Election Day e allora ecco come si vota in questo servizio di Bibiana Sudati. Mancano 33 giorni all'Election Day. Il 4 marzo si voterà con il Rosatellum, il nuovo sistema elettorale votato ad ottobre, partorito dall'intesa 4 tra Lega, Forza Italia, PD e centristi di AP. L'obiettivo era quello di garantire la rappresentatività, ma secondo gli osservatori questa modalità non permetterebbe ad alcun polo di raggiungere la maggioranza. Ma al di là dei massimi sistemi partitici, cosa comporterà tutto questo per chi si recherà alle urne? Vediamo dunque nel dettaglio cosa troveremo dentro la cabina elettorale. Agli elettori saranno consegnate due schede, una in verità per gli under 25 che non possono votare per il Senato, con cui esprimeranno le loro preferenze per eleggere deputati e senatori. La scheda è composta da due sezioni differenti, ci sarà il nome del candidato uninominale e i simboli dei partiti che compongono le coalizioni o i singoli partiti, con a fianco i nomi dei candidati al plurinominale. Le modalità di voto sono due, si può tracciare una croce sul nome del candidato all'uninominale oppure il simbolo di uno dei partiti. Il Rosatellum non prevede il voto disgiunto, quindi voto nullo se si dovesse votare un candidato all'uninominale e una lista che non lo appoggia.
Nel caso in cui l'elettore esprima la sua preferenza nell'uninominale, il suo voto al candidato viene esteso automaticamente alla lista e nel caso di coalizione sarà distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati delle liste stesse in quella circoscrizione elettorale. Nel caso in cui l'elettore voti invece per un partito, in coalizione o da solo, il voto verrà automaticamente assegnato al candidato dell'uninominale. Si voterà solo domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, quindi presumibilmente intorno alle 23.15 dovranno essere completate entro le ore 14 del giorno successivo. Oltre che l'elezione del Senato e della Camera, in Lazio e Lombardia si voterà anche per le elezioni regionali. In questi due casi lo scrutinio per le elezioni regionali inizierà dalle 14 di lunedì 5 marzo. Ed ora la cronaca dall'Italia, pesante il bilancio dell'incidente aereo verificatosi ad Albizzano di Negrar nel Veronese. Qui un monomotore Cessna è precipitato all'interno della tenuta Novara di proprietà di un'azienda vinicola. Al momento dello schianto avvenuto in un bosco ha preso fuoco, per il pilota e il passeggero non c'è stato purtroppo nulla da fare, sono in corso le indagini per capire se siano deceduti a seguito dell'impatto o per l'incendio. Sono 50 tutti i tunisini, i presunti fighters dell'ISIS, sbarcati tra luglio e ottobre in Italia sui barconi. L'allarme lanciato dall'Interpol è stato pubblicato dal Guardian Online. L'elenco coi nominativi inviato lo scorso 29 novembre al nostro Ministero dell'Interno sarebbe stato successivamente diffuso a tutte le agenzie antiterrorismo europee. Quattro di loro, già noti alle forze dell'ordine, potrebbero aver già raggiunto il dipartimento di Gard nel sud della Francia. Secondo l'Istat, intanto, per il quinto mese consecutivo è sceso il tasso di disoccupazione in Italia a dicembre, meno 10,8%, il livello più basso raggiunto dall'agosto 2012. In Italia sono 2.791.000 senza lavoro, tra i 15 e i 24 anni, il tasso di disoccupazione è invece ancora del 32,2%, con un timido meno 0,2% rispetto a novembre. A dicembre diminuisce però, rispetto al mese precedente, anche il tasso di occupazione, meno 0,2%, più 0,8% invece su base annua. La cronaca del mondo, terribile scossa sismica quest'oggi nella regione nord-orientale dell'Afghanistan al confine col Pakistan, una scossa di magnitudo 6.1. Il bilancio è purtroppo di una bimba morta e di 5 feriti per il crollo di alcuni tetti nella provincia del Baluchistan. Ha rispolverato il mitico sogno americano il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Nel corso del suo intervento il presidente ha parlato di un'America più sicura, più forte e più orgogliosa, un'America che pone al centro fede e famiglia, e ha annunciato di aver dato ordine esecutivo affinché la prigione di Guantanamo resti aperta. Trump ha concluso lanciando un appello all'unità del Paese, rivolto in particolare ai democratici, affinché in Congresso approvino i recenti provvedimenti per regolarizzare 1,8 milioni di immigrati irregolari e un piano per nuove infrastrutture da 1.500 miliardi di dollari. Ed ora lo sport. È morto all'età di 84 anni Azeglio Vicini, ex commissario tecnico della Nazionale per 5 anni e 5 giorni, dall'8 ottobre 1986 al 15 ottobre 1991, compresi quindi i mondiali di Italia 90, con un bilancio di 54 partite giocate, 32 vittorie, 15 pareggi e solo 7 sconfitte, 76 gol fatti e 24 quelli subiti. Cedette poi la squadra nelle mani di Arrigo Sacchi. Vicini è deceduto ieri sera nella propria abitazione a Brescia, da tempo era malato. Al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino ha detto Forza Roma e con la sciarpa giallo-rossa al collo ha già conquistato i tifosi. Jonathan Silva, ex laterale dello Sporting Lisbona, nuovo acquisto del direttore sportivo della Roma, Monchi, giunto a tambur battente dopo l'addio dato da Emerson Palmieri, ceduto al Chelsea per 20 milioni di euro più 9 di bonus. Silva sarebbe costato attorno ai 6 milioni di euro. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.